vini e cucina bresciana. Rubrica settimanale di enogastronomia locale con ricette, appuntamenti e curiosità. A cura di Germano Bana. Consueto spazio con vini e cucina bresciana anche in questo mercoledì 27 marzo, come sempre con me in studio l'amico Germano Bana, buongiorno! Ciao Alex, a te e a tutti gli ascoltatori, un saluto. Beh, mi sa che è l'ultima volta che ci troviamo con in mano la vecchia rivista, perché La prossima volta numero nuovo, ricette nuove, curiosità nuove, ma avevamo ancora da approfondire un argomento, visto che l'altra volta abbiamo accennato al discorso dell'olio, all'importanza proprio di alcune parole che entrano sempre nel contesto del significato e delle espressioni che più vengono utilizzate per l'olio. Ci eravamo ripromessi di avere con noi la nostra esperta Maria Grazia Barone, e oggi appunto a questi microfoni abbiamo l'opportunità di sentire dalla sua voce un po' tutte queste curiosità legate all'olio che ben ci spiega tutte le volte sulle pagine di Vino Cucina Bresciana. E allora salutiamo Maria Grazia Barone che ha il telefono con noi, buongiorno! Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno Maria Grazia, e come accennavo prima, l'altra volta abbiamo parlato un po' di quello che era il discorso del fruttato, i vantaggi, il fruttato leggero, il fruttato intenso, eccetera. C'è un po' effettivamente di confusione, come tu hai accennato in questo articolo, magari anche da questi microfoni mi piacerebbe riuscire a chiarire un po' questi aspetti per cercare di far capire anche ai nostri ascoltatori e ai lettori, logicamente, di Vini Cucina Bresciana, quali sono queste differenze e per quale motivo su tante bottiglie appunto viene segnalata di olio extravergine d'oliva, viene segnalata questa parola fruttato, e che differenze esistono fra i vari oli fruttati più o meno intensi in questo senso. Va bene, allora quando diciamo la parola fruttato, intanto dobbiamo capire che cosa si intende, cosa andiamo a cercare nell'olio che deve essere fruttato. È una caratteristica fondamentale e indispensabile in ogni extravergine, e deve si percepisce attraverso l'olfatto e il gusto. Quindi all'olfatto noi dobbiamo avere delle sensazioni di frutto dell'oliva fresco, con sensazioni vegetali, con note di erba, di foglia, o piuttosto che di carciofo, di pomodoro o di frutta matura. E anche al gusto queste stesse sensazioni le dobbiamo riscontrare a diversi livelli di intensità. E il fruttato è fondamentale in tutti gli extravergini, però noi lo possiamo trovare a intensità diverse. Certo. Nel senso che alcuni oli avranno un fruttato leggero, una leggera sensazione di fruttato, altri man mano che le sensazioni saranno più intense sarà un fruttato medio, e quando le sensazioni olfattive e gustative saranno molto più marcate e persistenti, allora avremo il fruttato intenso. Quindi se leggiamo su un'etichetta olio fruttato, questa parola ci dice poco e niente, perché non sappiamo che livello di intensità c'è. E perché è importante sapere quanto è intenso il fruttato dell'olio? Non per giudicare se un olio è migliore o peggiore dell'altro, bensì per abbinarlo al meglio in cucina. Con i cibi. In quanto ogni tipo di fruttato e ogni olio si presta ad essere utilizzato su determinati piatti piuttosto che su altri. Un po' come accade per i vini, nel senso che se ho un vino bianco ho un abbinamento, se ho un vino rosso ne ho un altro, se ho un rosé ne ho un altro ancora, un po' così in linea di massima è un po' questo aspetto. Oppure se ho un fruttato, non lo so, faccio un esempio, un fruttato leggero, con cos'è che lo possiamo abbinare? Allora, ecco, il riferimento al vino mi sembra molto molto pertinente, anche perché sul vino si è detto, si è scritto tantissimo, e quindi i lettori, gli ascoltatori sapranno bene come abbinare il vino. Invece si brancola ancora nel buio quando si parla di abbinamento di oli e di fruttati con cibo. Allora, se noi abbiamo un olio dal fruttato leggero, questo olio sarà un olio delicato, fine, con un gusto dolce e morbido.
con una leggera piccantezza dei sentori di mandorla. Quest'olio dobbiamo utilizzarlo per esempio su piatti semplici, piatti dal gusto delicato, quindi dal pesce di lago alle carni bianche, ai ferri, oppure sulle patate lesse. Ecco, se noi mettessimo sulle patate lesse un olio molto intenso, dalle note di amaro e di piccante molto marcato, non gusteremmo questo. Ma toglimi questa curiosità, nel senso magari può essere anche un aiuto agli ascoltatori per riuscire a semplificare ancora di più questo aspetto. Se andiamo a vedere un po' quelli che sono i vari tipi di olio, da quello del Garda piuttosto che quello toscano piuttosto che quello pugliese, queste particolarità dipendono anche dalla zona, oppure all'interno della zona già in ogni caso in una zona possiamo trovare diversità di oli con più o meno fruttato? Allora, in linea generale la zona di provenienza dell'olio determina anche in parte il fruttato, ma ci sono altri fattori che influenzano la varietà di olive da cui viene ottenuto l'olio. Ci sono delle varietà che danno oli più intensi, delle varietà che danno. Quindi nella stessa provincia, nella stessa zona posso avere fruttati diversi. Certo, ma anche sul lago di Garda noi per esempio ci possiamo avere degli oli ottenuti dalla varietà Leccino, raccolti un po' maturi, saranno degli oli molto dolci, molto delicati. Invece dalla Casaliva, oli da un fruttato medio, certo, quindi con sentori di erba fresca, con sentori vegetali di carciofo. È una mandorla verde che si percepisce molto nettamente. Quindi ovviamente cosa è importante? È importante che chi acquista l'olio impari ogni volta a provarlo, a sperimentare anche sui vari piatti. Certo. E capire direttamente cosa va meglio su ogni piatto. Tornando agli abbinamenti con il cibo, io dico che quando noi utilizziamo bene l'olio, possiamo usarne piccole quantità. Certo, e ottenere, questa è una cosa molto importante. Risultati eccezionali, strepitosi, perché se noi abbiamo, e parlo poi sempre della cucina quotidiana, della cucina semplice e veloce che ognuno di noi oramai è costretto a fare, quindi piatti veloci, che però conditi con l'olio giusto diventano molto più appetibili, più gustosi. Faccio un esempio. La mozzarella di bufala è una cosa semplicissima che si taglia a fette e si consuma così. Ora, se noi abbiamo un olio dal fruttato intenso e mettiamo un filo di quest'olio su, avremo dei profumi, dei sapori eccezionali e gusteremo sempre di più questa cosa. E lo stesso vale per ad esempio la pasta all'olio, pasta in bianco condita con l'olio. Se noi sulla pasta in bianco mettiamo un olio dal fruttato leggero, non sentiremo niente, perché è in sapore, la pasta è già in sapore di per sé. Certo. Invece ha bisogno di un olio che sprigioni dei profumi. Certo. E sulla pasta calda un filo di olio dal fruttato medio e una spolverata di parmigiano è ideale. Saremo davvero questo piatto. Ma nell'opinione comune il fatto che magari si pensi a un olio del sud molto più, non so come definirlo, a volte alcuni dicono più pesante, più forte, più intenso, è la verità? Cioè una cosa generalizzata oppure no? Ma no, perché sull'olio purtroppo ci sono tanti tanti pregiudizi e quindi è poca conoscenza specialmente, certo, perché le due cose vanno sempre di pari passo, il pregiudizio insieme alla scarsa conoscenza. In realtà gli oli delicati si possono trovare dappertutto, ad esempio in Sicilia se noi prendiamo un olio ottenuto dalla varietà Biancolilla sarà delicato.
mentre invece l'olio che si ottiene in Sicilia dalla tonda Iblea è un olio dal fruttato intenso, quindi nella stessa regione si possono avere oli che hanno varie... Io te l'ho fatta un po' volutamente questa domanda perché voleva essere una domanda che andava magari a scardinare un po' di pregiudizi, e proprio l'esempio che abbiamo fatto del vino prima, per dirti, vicino alla zona del Barolo c'è anche la zona del dolcetto di Dogliani, per dirti che sono due vini completamente diversi, uno sicuramente meno forte dell'altro, meno potente dell'altro, meno intenso dell'altro, ma questo non significa che in una unica zona non si debba poi dopo ritrovare due vini eccezionali se utilizzati in maniera e abbinati in maniera diversa. Un po' il suggerimento che noi diamo, secondo me, con questa tua bellissima presentazione è proprio quello di dire: magari a tavola o nella nostra dispensa non accontentiamoci di avere un solo tipo di bottiglia di olio, ma magari quei tre o quattro oli da poter abbinare nella giusta quantità. E io sottolineo sempre questo aspetto, Alex lo sa, perché dico sempre: piuttosto un pochino di olio in meno scelto con un prezzo giusto, che non questi oli da 2,50 euro o 3 euro che sicuramente di olio hanno ben poco, se non del rancido, o sbaglio? No, sono perfettamente d'accordo. Infatti il discorso del fruttato leggero, medio, intenso vale solo su oli che abbiano una carta di identità di cui possiamo sapere la provenienza. Ecco, perché su quegli altri oli dove leggiamo sull'etichetta miscela di oli di origine comunitaria o extracomunitaria, allora lì... Magari fosse solo così, perché poi dopo, come ti dicevo prima, sanno di tutti gli odori possibili e immaginabili, e quindi va un po' anche al di là il fatto di dire: vabbè, ci sono dentro le olive della Spagna piuttosto che della Grecia, ok, finisce lì. No, beh, ma poi dopo bisogna vedere come sono state trattate e che cosa... E quindi bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è un po' corso velocemente, però penso che siamo riusciti quantomeno anche in questi minuti a regalare qualcosa in più di conoscenza, che anche da questi microfoni, oltre che dalle pagine di Vino e Cucina Bresciana, ogni volta andiamo a regalare ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori. Un ringraziamento da parte nostra e naturalmente alla prossima volta in cui approfondiremo questo argomento che tu tanto bene ci presenti ogni volta sulle pagine di Vino e Cucina Bresciana. Salutiamo Maria Grazia. Grazie Barone. Maria Grazia. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie. Beh, devo dire, Germano, che a forza di dirle le cose, noi di settimana in settimana cerchiamo anche di far capire appunto l'importanza della qualità. Sì, però penso che siamo riusciti, secondo me, a far capire nella semplicità un pochino queste cose, e già abbiamo avuto modo di fare due parole anche la scorsa volta per l'acqua, e addirittura sul prossimo numero di Vino e Cucina Bresciana ci sarà un approfondimento anche sull'acqua. Molto 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 interessante, perché non basta la pubblicità per mandar giù tutto, ma anzi bisogna conoscere le cose e alla fine valutare bene, e questo non è che comporta spendere di più, questo lo sottolineo sempre, ancora di più in questo momento. Quindi non sarà soltanto il benzinaio a dirci acqua e olio tutto a posto, ma anche quando vai al ristorante acqua e olio qua come si è messi, perché esatto, è importante la qualità dei prodotti e magari che siano anche bresciani. Ma sì, bresciani. Perché basta poco per aggiustare il tiro. Bravo, bravo Germano. Allora parliamo velocemente di fiere e sagre, perché vedo che anche questo weekend, che però è il weekend di Pasqua, vede comunque alcune importanti manifestazioni, tra cui Baculina a Rezzato lunedì 1 aprile a Rezzato, poi avremo la Fiera della Spongada a Monte Campione, quindi anche un'altra fiera dedicata alla spongada, che è questo dolce che sempre di più si sta imponendo un po' al di fuori di quello che può essere la Valle Camonica, quindi ben felici di promuovere anche questo aspetto della spongada e di questo dolce bresciano poco conosciuto. C'è stata la Fiera della Spongada a Breno domenica, e adesso lunedì ci sarà invece a Monte Campione sempre la Fiera della Spongada. Io sono un po' di parte, ma invito gli ascoltatori ad assaggiarla perché è veramente straordinaria. Due parole ancora su Baculina, che dicevamo prima sarà la giornata di Pasquetta, nella speranza che il tempo sia clemente, perché purtroppo se continua così mi sa tanto che alla fine ci ritroveremo con un po' di freddo sotto l'ombrello tutti assieme, perché vorrei ricordare che saremo lì tutti a Baculina. Esatto, comunque presso appunto il parco di Baco ci sarà questa opportunità tramite dei gettoni di
degustare tanti prodotti, dagli antipasti ai primi piatti, ai secondi piatti, al gelato, quindi una bellissima manifestazione che ogni anno ci piace ricordare. Poi ci sarà dal 5 al 7 di aprile la fiera regionale Pietra, Vino e Calze, che è l'ottava edizione a Botticino Sera, in Piazza Mercato, gli stand gastronomici, dove naturalmente vengono presentati, diciamo così, un po' i gioielli di quello che può essere la produzione di Botticino, appunto, che sono il vino, le calze e il malmo, quindi tante bancarelle, tanti prodotti e tante curiosità anche in questa bellissima manifestazione. E devo dire che io ho parlato con il presidente della Proloco di Botticino, che organizza insieme al comune questa cosa. C'è davvero una grande aspettativa per questa manifestazione, che non solo vedrà questi prodotti tipici botticinesi, ma, se non sbaglio, anche appuntamenti musicali notevoli con due tributi a delle band importanti, no? Assolutamente, Botticino è sempre attento anche all'aspetto culturale e in certo qual modo anche musicale, quindi di conseguenza è bene ricordare anche chi sotto questo aspetto ci mette sempre l'impegno e offre un qualcosa di più anche a quelli che possono essere, appunto, i visitatori di questa manifestazione. Ma di Pietra, Vino e Calze parleremo settimana prossima, perché tanto avremo ancora il tempo di farlo. Noi ci ritroviamo infatti il prossimo mercoledì, che sarà il 3 di aprile, sempre qui in diretta con Germano Bana. Intanto ti auguro buona settimana. Buona settimana anche a te e un saluto ai nostri ascoltatori. Avete ascoltato Vini e Cucina Bresciana, rubrica settimanale di enogastronomia locale con ricette, appuntamenti e curiosità, a cura di Germano Bana.